Oggi vi parlerò del gruppo delle 3B, il clan dei marsigliesi, Bergamelli, Berenguer e Bellicini. Perché vi parlerò di loro? Perché sono quelli che alla fine hanno creato a Roma la criminalità organizzata, hanno tracciato il solco per passare dalla criminalità di quartiere, dal più de quartiere, dal gruppetto de quartiere che faceva le rapine, estorsioni, scommesse eccetera, a una criminalità più dura, più cattiva. Già vi ho parlato ovviamente dell'evoluzione del clan dei marsigliesi, perché vi ho parlato della banda Magliana, vi ho parlato di Abbruciati, vi ho parlato di Lallo Lo Zoppo. Perciò, se vi interessa sapere le origini del clan dei marsigliesi e tutto quello che concerne il loro sviluppo fino alla fine su Roma, rimanete, altrimenti vi inviterei ad andare alla vostra bisca di fiducia e fare qualche scommessa che sicuramente perderete. Partiamo dagli inizi. Perché si chiamavano i marsigliesi? Ovviamente perché venivano da Marsiglia, anche se due su tre erano originari dell'Italia, perché erano figli di immigrati che si erano trasferiti in Francia. Marsiglia, dal 45 al 70, ha rappresentato il ventre molle della Francia, un porto franco dove tutto era permesso. Marsiglia era quel luogo, quel porto franco, dove partivano le famose rotte per la French Connection, che venivano prese dall'Asia e sparate in tutti gli Stati Uniti. Lì addirittura si raffinava, si preparava, c'era una criminalità a livelli enormi, semplicemente perché ormai erano coinvolti tutti i settori della città, la parte industriale, la parte politica e la parte finanziaria, e avevano una manovalanza durissima, perché avevano tutte quelle persone che provenivano come residui dalle varie guerre in Algeria eccetera, come per esempio l'OAS, che era un'organizzazione paramilitare che solo negli anni 60 aveva fatto più di 2000 morti. Pertanto Marsiglia era un posto sicuramente dove crescere, dove imparare. Non a caso i siciliani impararono a raffinare e a gestire il prodotto, e dopo il crollo di Marsiglia come piazza della French Connection, la Sicilia, prendendo in mano le redini di tutto quanto, prese anche per esempio i chimici che avevano loro lì e che raffinavano il prodotto. Ma veniamo ai protagonisti della vicenda, le famose 3B, perché tutti quanti dei cognome iniziavano con la B, allora erano chiamate le famose 3B. Loro iniziano la loro carriera criminale proprio a Marsiglia, chi in un modo, chi in un altro, alla fine fanno un po' i gregari di uno, un po' i gregari dell'altro, ma capiscono ben presto che lì non avrebbero potuto avere una crescita dal punto di vista criminale, dal punto di vista dei soldi, sarebbero stati sempre dei gregari di qualcun altro più forte. C'era una criminalità ormai satura, perciò inserirsi lì dentro era impossibile, era tutto più duro ed era più facile essere uccisi. Decisero a quel punto, si unirono e dissero: oh, andiamo da qualche parte a far danno, però dobbiamo anche guadagnare, dobbiamo divertirci. Quale posto migliore se non l'Italia? Approdarono dapprima a Torino, ma nulla di eccezionale, e non c'erano tutti questi capitali che loro si aspettavano. Pertanto, dopo un po' che erano stati a Torino, si spostarono su Milano, e Milano fecero il loro primo colpo importante. 15 aprile del 1964, a via di Monte Napoleone, una delle vie più importanti a livello economico di Milano, rapinarono una gioielleria. Ma non fu una rapina, sai, queste, pim pum pam, no. 8 macchine, mitragliatori, gente vestita con gli impermeabili stile gangster, una rapina che fece sussultare la città. Un bottino di 200 milioni, che ai tempi era tantissimo, e la gente terrorizzata per questa nuova modalità operativa che si era vista in città. Questa rapina viene associata ovviamente ai marsigliesi, ma c'è anche lo zampino di Francis Turatello, al tempo il boss di Milano, nonché la leggenda narra che fosse il figlio naturale di Frank Coppola, altro grande boss italo-americano, insieme ad altri membri che avevano fatto questa grossa rapina che aveva portato tantissimi soldi. Quasi subito si risalì ai rapinatori, in particolare a Bergamelli, che tra l'altro fu arrestato. Quando fu arrestato Bergamelli, si capì subito che questi soldi erano finiti da qualche parte, perché recuperarono più o meno un decimo del bottino, come fossero destinati ad altre operazioni, perché i marsigliesi erano collegati sempre a questa OAS, questa organizzazione paramilitare che in Francia, in particolare a Marsiglia, faceva il bello e il cattivo tempo, e sembrava che c'era un collegamento diretto con questa rapina, in particolare su dove andavano a finire parte di questi soldi. Una volta
porta in carcere, Bergamelli viene condannato a 8 anni. In carcere Bergamelli veniva riempito di lettere d'amore, tutte le donne gli scrivevano, centinaia e centinaia. Tra l'altro, tra queste lettere trovò anche la sua compagna, mi sembra Felicia Cuozzo, che gli diede anche una figlia, fu una di quelle che gli scrisse. Bergamelli da lì a breve, nel 71, riuscì a evadere di prigione perché durante un trasferimento in una, chiamiamola, prigione di provincia di Modena, lì riuscì a evadere più facilmente e si va a ricongiungere con gli altri compari a Roma, perché nel 71 approdano a Roma grazie anche all'appoggio di un altro collega di questa rapina, il noto Jolle Marie, che sarebbe Giuseppe Rossi, che in quel periodo faceva come copertura il grossista di whisky a Roma. Di questo ve ne ho già parlato tra l'altro nel video di Lallo Lo Zoppo, perché c'è un collegamento diretto poi tra Lallo Lo Zoppo, Danilo Abbruciati, Jolle Marie e i Marsigliesi. A Roma a un certo punto, grazie a loro, si crea un nuovo sistema criminale. Lì dove Roma era una città dal punto di vista criminale sonnolenta, non che non ci fossero i criminali, ma erano generalmente tutti criminali di quartiere che si raggruppavano in paranze, cioè un gruppetto dei criminali che in quel quartiere gestisce tutto, dalla prostituzione alle scommesse clandestine, alle bische, qualche rapina, all'usura, al contrabbando, tutto quello che ti veniva in mente lo gestivano loro in quel quartiere. Perciò una criminalità, tra virgolette, molto povera, molto semplice. Arrivano loro, armi, lusso, una violenza controllata, perché loro avevano un modo di fare elegante, ma erano sempre armati fino ai denti. E arrivati a Roma ovviamente hanno bisogno di compagni, di persone che si affiliano a loro. Sicuramente i più importanti nella loro affiliazione a Roma saranno Danilo Abbruciati da una parte, che nonostante fosse giovane già era un criminale di lunga data, era un criminale veramente navigato, aveva già avuto a che fare con il carcere, con diversi crimini, con contatti in carcere, fuori dal carcere conosceva tutti ed era un criminale nettamente superiore ai classici criminali di quartiere, era uno che guardava a 360 gradi. Insieme a questo ebbero anche il contatto con Lallo Lo Zoppo, che al contrario era proprio un criminale grezzo, era un bandito, era uno che sparava, gli interessavano i soldi, una sorta di scheggia impazzita che nonostante la gambetta zoppa faceva danni ovunque. Se vi interessa andate a vedere sia il video che ho fatto su Danilo Abbruciati sia quello che ho fatto su Lallo Lo Zoppo. E poi mantenevano i contatti con Francis Turatello a Milano. La rosa, chiamiamola così, il gruppo importante, erano proprio questi 5 elementi: Francis Turatello, che si univa alle 3B, i Marsigliesi, legati poi a Danilo Abbruciati, che era il collante sulla città di Roma. Da lì a breve, al di là di rapine, al di là di tutto quello che è molto vistoso, iniziano anche con i sequestri, perché scoprono che i sequestri erano facili, portavano denaro e c'era poco rischio di essere beccati. Roma fu veramente, secondo me, l'epicentro dei sequestri, perché tra il 1972 e il 1977 a Roma vennero fatti più di 240 sequestri. Un numero enorme se considerate che il sequestrato doveva essere sempre una persona ricca che poteva pagare o far pagare un riscatto importante e che permetteva a chi stava fuori di pagarglielo. Perciò non era così semplice fare un sequestro. Difatti tanti sequestri finirono anche male, perché c'erano diverse tipologie di sequestratori e adesso poi ne andremo a parlare. I Marsigliesi furono invischiati, tra virgolette, in un primo sequestro nel 75, che fu quello di Gianni Bulgari. In realtà non ci sono proprio prove che certificano che i Marsigliesi erano collegati a questo sequestro, se non la presenza di Tiberio Cason, che era presente anche nella rapina all'ufficio postale di Piazza dei Caprettari. Di questa ve ne ho parlato in maniera molto ampia nel video di Lallo Lo Zoppo, che trovate sempre sul mio canale, ed è una delle cose più drammatiche alla quale hanno partecipato i Marsigliesi. Però è inutile, adesso ve lo racconto, andatevelo a vedere sull'episodio di Lallo Lo Zoppo, che lì è sviscerato nei dettagli. Tornando al sequestro di Gianni Bulgari, fu un sequestro che fu gestito un po' nel tempo, perché inizialmente la cifra richiesta non arrivava. Pian piano, poi non ci furono grossi dettagli, sembra che la cifra sia arrivata e Gianni Bulgari è stato liberato. Ma il vero primo sequestro ufficiale del clan dei Marsigliesi avviene il 10 giugno 1975, dove sequestrano Amedeo Ortolani, figlio di Umberto Ortolani, che era il presidente della Voxon. La Voxon era una delle aziende, chiamiamola leader, nella costruzione di televisori ed altri elettrodomestici, che stava praticamente
residente a Roma, vicinissimo a casa mia. La cosa curiosa è che mia madre ha lavorato tantissimi anni alla Voxon come operaia, cioè lei assemblava televisori dentro st'azienda. Il figlio di questo Umberto fu sequestrato e fu liberato dopo 10 giorni, dopo che i sequestratori incassarono più o meno 1 miliardo, una bella cifra. Tra l'altro Umberto Ortolani successivamente verrà scoperto come uno degli esponenti di spicco della P2 di Licio Gelli, ma questo sarà una cosa che si scoprirà in futuro. Ma non a caso nei sequestri venivano sempre rapite persone importanti, sia a livello di soldi ma anche a livello di status sociale. Infatti i sequestri pian piano negli anni sono andati a sparire, proprio perché dietro c'era gente che ci aveva soldi e potere. A un certo punto la gente si inizia a rompere: oh, ma che è stato a fare? Ma hanno ammazzato mio figlio, hanno ammazzato quello, ma avete sequestrato, ma ti chiedi i soldi. Perciò avevano un peso importante anche su quello che erano questi personaggi, chiamiamoli, del mondo di sotto. Altro sequestro importante: il 9 ottobre del 1975 fu il figlio di Danesi, un altro dei re del caffè, Alfredo Danesi, che era figlio di questo industriale del caffè, 2 settimane e fu liberato anche lui. Ovviamente anche lì avevano incassato tutti i soldi del riscatto. Il clan dei Marsigliesi ormai aveva capito che coi sequestri si andava abbastanza bene, ma fece secondo me un grosso errore. Iniziò a mettere dentro sempre più elementi per i sequestri, perché a un certo punto il sequestro era faticoso. Dovevi prima pedinarlo, avere un basista, capire, poi a un certo punto dovevi organizzarlo, perciò automobili, armi, tutto in pugno, prendi, rapisci, speri che vada tutto bene, poi lo devi tenere sequestrato, perciò diventava una cosa molto articolata. Iniziarono ad appaltare e subappaltare tutta una serie di cose. Servirono le automobili, diciamo quello che rubava l'automobile. Servivano le armi, diciamo quello che ci procurava le armi. Serviva il bassista, c'avevamo il bassista. Serviva qualcuno che guidava, c'avevamo quelli che guidavano. Addirittura in alcuni casi veniva appaltato il sequestro a terzi, che poi lo portavano direttamente da loro, che lo portavano da altri carcerieri che avevano appaltato e gestivano solo la trattativa. Alla fine tutto sto gioco tra spese e rischio, perché aumentando il numero di persone aumentava il rischio. Altri sequestri: Angelina Ziaco, nel 24 novembre del 1975, figlia di un industriale farmaceutico, e Marina D'Alessio, figlia di un costruttore. La Ziaco, tra l'altro, fu quella che riconobbe successivamente in un processo Bellicini tra i vari sequestratori, perché lo riconobbe proprio dagli occhi e dalla voce. Come detto, tanti sequestri, tante persone coinvolte, una situazione abbastanza problematica. Nel 76 le cose iniziano a mettersi male per il clan dei Marsigliesi, semplicemente perché troppe persone coinvolte, più facile trovare qualcuno che parlasse, e le persone sequestrate, tra virgolette, si stavano facendo sentire. Infatti il primo ad essere arrestato, come al solito, fu Bergamelli, come era successo per via Monte Napoleone. Anche a Roma fu arrestato per primo. Quando lo portarono in carcere, lui ebbe un fare un po' beffardo: ah, ma io tanto sono coperto da una grande famiglia, state attenti, non vi preoccupate, come se avesse le spalle coperte da un grosso gruppo. Il giudice Vittorio Corzio, infatti, indagando, facendo un pochettino le pulci a tutto quanto, scoprì collegamenti proprio tra il clan dei Marsigliesi, servizi segreti deviati e organizzazioni di estrema destra. Perciò la copertura ce l'aveva, c'aveva dietro questi che non erano poca cosa. Infatti nello stesso anno il giudice Occorzio fu assassinato da Pierluigi Concutelli, esponente di estrema destra, proprio a dimostrazione che era andata a scavare proprio nel posto giusto, lì dove c'erano i collegamenti tra la criminalità ed alcune istituzioni ed alcuni poteri politici, tra virgolette, eversivi. Diciamo, da lì ormai il terreno intorno al clan dei Marsigliesi era comunque distrutto, perché al di là di qualche evasione furono riarrestati. Berenguer comunque riuscì a fuggire negli Stati Uniti. Bergamelli, dopo una fuga nel 1976 dal carcere di Lecce, tra l'altro insieme a Mesina, un altro bandito sardo, ritornò in carcere dopo 2 mesi. Bellicini, stessa sorte, fu arrestato perché trovato in possesso delle banconote di uno dei riscatti, fu riconosciuto dalla Ziaco, come dicevo prima, che oltre alle banconote dei riscatti lo riconobbe proprio dagli occhi e dalla voce, perciò anche lui finì dentro. Anche lì un'altra evasione, e dopo 2 mesi anche Bellicini tornò in carcere. A questo punto
mancava solo Berenguer. Berenguer fu arrestato negli Stati Uniti per puro caso. Lui viveva in un residence a Manhattan. Siccome c'era un'operazione contro i narcos, tra i vari personaggi che furono fotografati dalla polizia americana c'era anche Berenguer, che per caso passava lì, probabilmente aveva qualche collegamento, ma quella faccia era talmente sospetta che fu mostrata alle polizie a mezzo mondo, finché la polizia italiana non lo riconobbe e disse: questo dobbiamo arrestare noi. Partì la polizia, andò agli Stati Uniti e arrestò anche Berenguer. Tutti dietro le sbarre, nessuno evadeva più perché non avevano più quelle facilitazioni che probabilmente gli dava qualcuno anche per evadere, e pian piano iniziarono anche le morti. La prima fu la morte di Francis Turatello, che fu ucciso proprio da Pasquale Barra, detto O Animalo, che lo squartò proprio. Successivamente, sempre collegati alla rosa dei marsigliesi, ci fu Danilo Abbruciati. Nel 1982 fu freddato praticamente da un metronotte che difese Rosone dopo la sua gambizzazione. Il vicepresidente è il Banco Ambrosiano, questo tra l'altro trovate tutto sul video di Abbruciati. Nell'82 fu ucciso anche Bergamelli per mano di Paolo Dongo, detenuto comune nel carcere di Ascoli Piceno, che lo sgozzò, e questo carcere era controllato tra l'altro da Cutolo. Berenguer morì qualche anno dopo, nel 1990, nel carcere di Nizza, lì un delitto misterioso di cui non si sa molto, provate a cercare, non ci sono tante notizie in merito. L'ultimo rimasto in vita, Bellicini, che è sfuggito alla morte, ma è stato riarrestato nel 2006 perché trovato ovviamente in possesso di sostanze, perché collegato a un'indagine su uno smercio di sostanze trovarono proprio sto Bellicini. All'inizio nessuno si era accorto che era il famoso Bellicini del clan dei marsigliesi, lo fece notare un giornalista alle forze dell'ordine, quali chi lo conosceva, perché i marsigliesi se li erano dimenticati tutti. Non dimentichiamoci che dopo il crollo del clan dei marsigliesi tutti presero le distanze, chi poteva si iniziò ad unire ad altre bande. Per esempio Danilo Abbruciati, che nel 79 uscì dal carcere, fu uno dei membri che portò innovazione nel primo gruppo della Magliana, dove lui era tra virgolette il leader dei testaccini, che lui aveva una visione molto ampia, aveva capito che da criminali a un certo punto sarebbero dovuti passare a colletti bianchi, investendo denaro, riciclando denaro e mettendosi in contatto con le istituzioni, assecondandole, eredità che poi fu presa in mano alla morte di Abbruciati da De Pedis. Anche su di lui vi ho fatto il video. Però la base, dal punto di vista operativo, l'avevano tracciata i marsigliesi, altrimenti rimanevano ancora legati alla vecchia criminalità romana di quartiere. Non a caso uno dei primi passi proprio per far crescere la banda magliana fu proprio il sequestro del duca Grazioli Lante della Rovere, che finì malissimo, che però gli diede quel piccolo capitale per iniziare questa presa criminale di Roma. In ogni caso non mi dilungo, se vi interessano altri video su Banda Magliana e membri a Banda Magliana trovate tutto quanto sul mio canale. Se vi è piaciuto questo video sui marsigliesi scrivetemelo nei commenti. Se volete altri video su vari personaggi che sono anche stati nominati durante questo video o che non sono stati nominati, scrivetemelo nei commenti. Per adesso vi saluto a tutti, ciao!